Il giardino segreto. Il progetto degli ingegneri Raffaele Canevari e Luigi del Sarto alla Carraia non fu soltanto finalizzato alla costruzione dei serbatoi e degli impianti idraulici necessari al funzionamento del nuovo acquedotto, ma anche alla creazione di un ampio giardino arricchito dalla presenza di una monumentale grotta ninfeo, ispirata alla grande tradizione cinquecentesca. Il progetto valorizzava i diversi livelli del terreno legati ai caratteri del sito e alla presenza dei nuovi serbatoi, secondo una scenografica prospettiva assiale. I visitatori erano così in grado di avere uno sguardo d'insieme e di comprendere l'articolazione dell'intero complesso, attraverso un percorso culminante nella palazzina in stile neorinascimentale ancora esistente. Gli interventi che si sono succeduti nel tempo e i cambiamenti nelle modalità in cui questo luogo è stato utilizzato ne hanno alterato l'aspetto originario e la sua leggibilità, tanto da renderne necessario il recupero in chiave architettonica e paesaggistica. Si tratta infatti di un episodio poco conosciuto ma di grande rilievo, non solo per gli aspetti ingegneristici, nella storia della Firenze tardo-ottocentesca.